È antiumano, artificiale, falso, orribile. Il cosiddetto naso a scivorella, ridicolo, disgustoso, schifoso. Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi riapro un po' il vaso di Pandora, ovvero riapro il tema sulla rinoplastica. Per chi non lo sapesse, visto che ci sono tantissimi nuovi iscritti qui sul canale, io mi sono sottoposta a un intervento di rinoplastica 5 anni fa, quasi esattamente 5 anni fa, mancano giusto 1-2 mesi. E avevo fatto un vlog, dei video a riguardo proprio questo intervento così importante, sia per me sia in generale molto molto richiesto, domandato. Il video infatti aveva fatto una marea di visualizzazioni, è il video sicuramente più visto del mio canale, circa 500.000 di visualizzazioni, nonostante è un video fatto veramente male, perché non avevo gli strumenti, la telecamera adatta, è fatto proprio così come mi veniva. La cosa positiva è che è estremamente sincero, cioè riprende esattamente i momenti prima, dopo, durante la convalescenza e quindi ve ne parlo così apertamente. Siccome ci sono state tante visualizzazioni, ovviamente ci sono stati anche tanti commenti. Molte sono state domande, molti mi hanno contattato anche privatamente per dei consigli, visto le loro esperienze appena fatte, ma molti sono stati anche grandi maleducati e piuttosto giudizievoli. E quindi volevo leggere con voi appunto certi commenti, ma soprattutto rispondere, dare una mia opinione, una mia versione dei fatti. Tra l'altro mi ha fatto molto molto strano vedere all'inizio del video dove avevo il vecchio naso e io non mi riconosco proprio, cioè mi sembra che quella non sono io, ma non perché la chirurgia mi abbia stravolto il viso, ma perché il mio viso è questo, cioè io da sempre mi sono immaginata con questo viso, semplicemente non lo avevo, cioè c'era un qualcosa sopra questo naso che non mi rendeva quella che io nella mia testa ero, cioè so che molti possono capire questa sensazione, questa cosa, e io non so come spiegarla diversamente perché è veramente una cosa che sento dal profondo. Capisco che appunto non tutti possono capirla, va bene così, siamo diversi, l'importante è che sono soddisfatta io, sono contenta del risultato che ho avuto e adesso mi sento super contenta, fiduciosa e bene con il mio corpo, bene con il mio viso. Iniziamo col primo commento, un po' lunghino. Premetto che non lascio mai commenti su YouTube, ma stavolta ho voluto farlo perché sento che da quando esistono le reti sociali ed è iniziata la moda dei selfie, ci stiamo creando complessi ed insicurezze che 20-30 anni fa non avremmo mai avuto. Magari non è il tuo caso, ma ti dico che appena ho iniziato a vedere il video, la prima cosa che ho pensato è: ah, però sta proprio bene con il naso nuovo, e solo dopo qualche secondo ho capito che non avevi ancora fatto l'operazione all'inizio del video. Per me sei una bellissima ragazza e lo eri anche con il tuo naso di prima, e ti ripeto, magari non è il tuo caso, ma mi chiedo perché ci creiamo sempre più complessi ultimamente e sempre più persone decidono di mettersi sotto i ferri per diventare più belle. Io per prima ho pensato di rifarmi il naso, lo ammetto, ho un naso bruttino, il tuo prima dell'operazione era decisamente meglio del mio, ma ammetto che prima che andassero di moda i social network, quando ci facevamo molte meno foto e nella maggior parte dei casi pure da lontano, non avevo mai visto il naso come qualcosa da cambiare. Certo, sapevo che non era bello, ma nemmeno orribile. Ora invece mi ritrovo anch'io a pensare spesso se rifarmelo. Questo è stato un commento molto sentito, assolutamente educatissimo, infatti magari tutti i commenti fossero stati così, però ci tenevo a leggerlo perché comunque ha dato dei bei spunti di riflessione. È vero sicuramente che i social network, per quanto riguarda l'aspetto fisico, creino una tipologia di corpo non vero, perché è perfetto e semplicemente i corpi umani non sono perfetti, assolutamente sono d'accordo con questa cosa, ma ripeto che il mio intervento era qualcosa di profondamente voluto, ma da sempre, cioè io fin dalle superiori, ovvero quando il mio corpo e il mio viso ha cominciato a cambiare, a maturare, il mio naso si è completamente trasformato rispetto a come ce l'avevo alle medie, e i social non c'erano, non erano così diffusi come lo sono ora, come la generazione probabilmente subisce i social.
ma venivo continuamente presa in giro per il mio naso e io proprio non mi ci vedevo nelle foto, non mi piacevo, mi rendeva molto più insicura, oltre al fatto che ero già una ragazzina molto insicura, mi rendeva ulteriormente insicura per le pose che assumevo, per come mettevo la testa. Quindi ci sta assolutamente questo commento, però penso sia più un commento legato ad adesso, cioè secondo me il momento in cui io ho fatto la rinoplastica non l'ho fatto sicuramente per i social o per i moda, ma perché l'avevo sentito e ripeto che anni fa i social non erano così diffusi e così finti, possiamo dire, perché al momento mi sembrano veramente tanto tanto finti. Sottolineo anche il fatto, perché ho ricevuto moltissimi commenti riguardo a questo, che mi dicevano: il tuo naso era bellissimo anche prima, voi lo avete visto soltanto nei video, nemmeno nelle foto, perché anche le foto sul mio Instagram non sono tantissime con il vecchio naso, ma ragazzi, uno si mette in posa, cioè uno mette l'angolazione che più, con cui più si sente meglio nei video e nelle foto, soprattutto i video comunque rendono molto più bella l'immagine, soprattutto adesso che comunque per esempio ho cambiato la fotocamera, il risultato è molto nitido, voi non vedete i peli del cane qua sopra il comodino, non vedete che il divano non è perfettamente color panna, cioè la telecamera comunque cambia un po' la percezione della realtà. Sicuramente se entrate dentro casa notereste delle cose che la videocamera magari nei videoclinic non fa vedere. È normale, è così, non è un occhio umano, la lente della macchinetta non è un occhio umano, quindi anche nelle foto vecchie e nei video vecchi magari non mi mettevo assolutamente di profilo così a farvi vedere, a parlarvi così per farvi vedere il naso, cioè per me era assurdo perché mi sentivo molto insicura a riguardo. È ovvio che uno cerca il lato migliore per farsi vedere, per mostrarsi. E poi c'è anche da dire che una persona all'esterno non vede sicuramente i difetti che ognuno si vede allo specchio ogni giorno. Io alla mattina mi sveglio, ogni giorno guardo lo specchio e mi vedo per come sono, così come nessun altro mi vede. La chirurgia estetica dovrebbe essere vietata. Qui proprio è arrivato il dittatore. Al posto di essa dovreste ricevere gratuitamente, per carità almeno quello, sedute dallo psicologo per l'accettazione di se stessi. E questo è un altro tema molto, molto vasto, quello della psicoterapia, che è stato più volte nominato. C'è un altro commento infatti che dice: avevi un naso assolutamente normale, la chirurgia estetica dovrebbe essere davvero vietata e consentita solo nei casi oggettivamente, clinicamente problematici. Adesso io mi chiedo chi è che oggettivamente, clinicamente ci può stare, i medici possono dire guarda non respiri, hai il setto deviato, assolutamente ci sta, oggettivamente si può giudicare oggettivamente il disturbo in una persona, cioè il mio disturbo è meno importante del tuo, cioè chi è che lo dice questa cosa? Innanzitutto viviamo in una democrazia, grazie al cielo, non in una dittatura, e quindi siamo liberissimi di fare quello che vogliamo, possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo, possiamo trasformarci il viso, il corpo, tutto quello che vogliamo, perché possiamo, basta avere i soldi, eccetera. Per quanto riguarda la terapia, lo psicologo, siamo pur tranquilli perché ne ho parlato diverse volte, io dallo psicologo ci vado, io ho iniziato la terapia quasi 2 anni fa. Potevo iniziarla anche prima? Sì, ma probabilmente non avevo né la mentalità, perché ancora non era così diffusa la psicologia, per iniziare e forse nemmeno tanti guadagni per sostenerla. Però quando mi sono sentita pronta l'ho fatta, perché io riconosco che fin da ragazzina avevo delle grandi insicurezze, delle grandi problematiche con cui non ci sono nata, ma con il corso degli anni, i vari traumi, varie esperienze, poi si vanno a creare, è inevitabile. Vi faccio anche un esempio pratico, io con il mio corpo, al di là vabbè, dell'altezza, che sì, magari poteva darmi qualche problema, cioè sicuramente mi sarebbe piaciuta essere più alta, però vabbè, io avevo anche un'altra grande insicurezza che era il mio seno, però non mi sembra che vi sto mostrando qua 2 meloni o una mansoplastica, perché non l'ho fatta? Perché ci sta che su certe cose, crescendo, maturando, si impari ad accettare il proprio corpo, su altre cose semplicemente non è possibile e non pretendo che tutti lo capiscano. Io il naso lo volevo profondamente,
mentre là il seno sì, non mi piaceva, però non ho mai sentito così forte il desiderio di volermelo rifare. Dicevo, ma da grande probabilmente me lo rifarò perché non mi piace. Poi però appunto crescendo si riesce a capire che non fai un intervento soltanto perché non ti piace, ma deve esserci qualcosa di molto molto di più. Perché comunque ti sottoponi a dei ferri, a un intervento comunque che ha dei rischi, ha dei costi sostanziosi, quindi non è una cosa sicuramente da prendere così, alla leggera, sotto gamba. E ovviamente non è che col tempo mi sono cresciuti i semi, cioè sono sempre quelli. Quindi ho un seno piccolo, l'ho accettato, mi va bene così, non credo che farò mai un intervento del genere, anche perché comunque è giusto non essere perfetti, quindi anche se io vedo la foto su Instagram di questa modella fantasmagorica, stupendissima, con i seni rifatti e un fisico della miseria perché sta parecchie ore in palestra, questo non è il mio obiettivo, cioè nella mia vita io non voglio fare la modella, quindi che senso ha dover star dietro così tanto all'estetica per raggiungere quel corpo che mi serve per lavoro? A me non serve il corpo per lavoro, io voglio fare tutt'altro. E anche quando ho iniziato lo psicologo c'era sicuramente questo tema di insicurezza che io mi sono portata avanti anche adesso che comunque ho superato da mola l'adolescenza. Quindi il tema dell'insicurezza di come mi vedo allo specchio del corpo, non nel viso, perché nel viso adesso sono tranquilla, però nel corpo sicuramente è stato un tema molto dibattuto con la psicologa all'inizio. Poi anche lì c'è stato un lavoro che sicuramente magari non avrei fatto se non avessi iniziato la terapia, però ecco, sono due cose diverse, perché io col naso mi ci vedevo proprio male. Next, comunque guardo qua, non l'ho detto, guardo qua perché ho il computer, penso se si è immaginato, cioè tu avrai speso fino a 8.000 euro e hai subito un intervento per vederti bella con lo chignon, figlia mia, dovevi andare da uno psicologo, non dal chirurgo. Torna al tema dello psicologo di cui per oggi abbiamo già parlato, che poi adesso mi viene in mente un'altra cosa, cioè sembra che andando dallo psicologo si riesca a risolvere tutto. È vero che la chirurgia in molti casi è la strada corta, perché se hai un difetto la chirurgia basta che paghi e risolvi il problema, però secondo me non è così semplice, perché anche se lo risolvi con la chirurgia, secondo me se non c'è anche dietro un lavoro di accettazione, poi appunto non accetti nemmeno la parte successiva del corpo che non ti piace, fino a rifarti completamente. Quindi secondo me c'è anche un altro discorso dietro, dove lo psicologo io penso che debbano andarci tutti, non perché siamo matti o abbiamo chissà che problemi, ma perché è un modo per conoscere se stessi profondamente e riconoscere i nostri trigger, insomma tutti dovremmo andarci secondo me. Però appunto non è così semplice secondo me andare solo dal chirurgo e risolvere una cosa, cioè inoltre non ho speso 8.000 euro, ne ho spesi 5.000 e quindi evidentemente non ha guardato nemmeno il video attentamente. E poi lui fa riferimento appunto allo chignon, io dico questa frase una volta fatto l'intervento, visto che avevo appunto lo chignon, la cipolla qua, dico che bene che mi vedo con lo chignon, ma è una frase così, cioè detta proprio così, perché ero contenta, mi vedevo bene e ho detto questa frase. Però sinceramente non è che ho improntato tutto il video sul fatto voglio farmi l'intervento, spendere 5.000 euro e sottopormi a un intervento importante solo perché non mi piaccio con la coda, con la capigliatura alta. Cioè ovvio che non mi donassero prima né la frangia né le capigliature alte, però non è che mi sono operata per questo, dai. E poi fa tutto un discorso sul fatto che lui ha speso 20.000 euro per una moto, non so con chi ce l'aveva, con qualcuno che ha cancellato i commenti. Vabbè, fate voi, cioè conversate come volete. Spero che prima di ricorrere all'intervento chirurgico non rilevante ai fini della salute le abbia consultato un buon psicologo, perché è nell'evoluzione mentale umana imparare ad accettarsi negli anni e non ricorrere di certo ad alterazioni del proprio corpo con mezzi artificiali che nel tempo possono arrivare anche a rovinare del tutto un corpo sano. Ok, anche qui sono perfettamente d'accordo sul fatto che se una persona va a rifarsi tutta completamente, c'è un problema, cioè qui c'è un problema di appunto insicurezza, probabilmente di non riuscire ad accettarsi. Ma io non mi sono rifatta tutta, io mi sono rifatta il naso, cioè ho levato semplicemente la gubetta, l'ho un po' rimpicciolito,
Boh, mi sembrano discorsi un po' troppo generalizzati, di cui io però non faccio parte, cioè solo perché mi sono fatta un intervento di chirurgia estetica, che anche qui sembra una parola osannata, non si può dire aiuto la chirurgia estetica, è per pazzi, ma io non ci vedo assolutamente niente di male. Poi una domanda che volevo leggervi, perché anche questa è stata fatta tante 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 volte in modo più o meno educato, mi chiede delle narici. Noto che hai una narice più alta rispetto all'altra, è normale? Allora, questa cosa ha allarmato molti perché effettivamente una volta che ho fatto l'intervento, il mio naso, essendosi un po' alzato, liftato, ha mostrato questa differenza di narici, dove si vedrebbe appunto una differenza di narici, una narice sembra più alta o più grande dell'altra. Ne parlo anche qui, così chiudiamo definitivamente questa cosa, questo argomento. Io le narici diverse ce le avevo anche prima, ma non mi ero mai accorta né prima né dopo l'intervento, se non fosse che qualcuno me l'ha fatto notare nei commenti. Tra l'altro, poi, una volta che mi è stata fatta questa precisazione, ho cominciato a guardare le narici anche delle altre persone e ho notato che c'erano delle differenze. In primis, tra tutti, mio padre, da cui io avevo il naso identico, quindi anche lui aveva questa, perché lui non si è fatto l'intervento, ha questa differenza di narici che ovviamente io ho ereditato. Il fatto qual è? Che prima, con il naso vecchio, il mio naso tendeva un po' verso il basso e non si era mai notata questa differenza. Se andate a vedere però nei video, se ci sono, perché credo anche di averli cancellati per quanto non mi piacevano, ora io la vedo. Si vede chiaramente, però non è che è stato il chirurgo che mi ha aperto una narice piuttosto che l'altra a rendermi diverse queste due narici. Era così, cioè quando il chirurgo va a operarvi comunque rispetta la fisionomia del vostro viso e del vostro naso. Quindi si tratta semplicemente di una simmetria che ho sempre avuto, prima non si notava, adesso magari un po' più sì. Ma, cioè, amen, pazienza, siamo asimmetrici, nasciamo tutti asimmetrici negli occhi, nelle sopracciglia, nelle gambe, in tutto, perché non siamo corpi perfetti e va bene così, non me ne faccio un problema, ecco. Però, siccome l'hanno chiesto in molti, chiariamo questa cosa. Sì, ho le narici diverse. Altro commento molto raffinato, soprattutto il nome di questa persona che purtroppo non posso mettere qui su YouTube perché mi bannerebbero il video, vi dico solo che si chiama come una bestemmia, dice: il chirurgo lo sceglie in base alla società dei chirurghi, non in base alla zona. Follia e ignoranza con 100.000 punti esclamativi. Da una parte questo commento mi ha fatto un po' ridere perché giusto che il chirurgo ovviamente deve essere certificato, quindi deve appartenere a un albo, deve essere iscritto a un albo dei chirurghi, dei medici, adesso non so esattamente nemmeno quale, perché non sono del settore, ma sicuramente io l'ho scelto in base alle sue esperienze, in base al suo curriculum, quindi mi ero informata su questi temi, ovviamente non sono stupida. Penso inoltre che in ogni città e regione ci siano comunque dei professionisti bravi, cioè non per forza bisogna andare dall'altra parte del mondo, cambiare stato, andare all'estero, andare in un'altra regione o città, tra cui le più rinomate d'Italia, Milano, Roma, dove sicuramente si concentreranno più professionisti perché vive lì più gente rispetto a un paesino più piccolo, ma non credo che solo in questi posti ci siano i più affermati, anche perché per lo stesso discorso, allora chi vive a Milano dovrebbe andare a operarsi in un'altra città, chi vive a Roma dovrebbe andare a operarsi in un'altra città. Quindi effettivamente i chirurghi di Roma e di Milano che fanno lavorano solo con gli stranieri e con chi vive lontano, cioè ci sarà qualcuno che vive vicino al chirurgo, che ha di fronte nel palazzo di fronte il studio di questo chirurgo o no? Sta di fatto che comunque il chirurgo che avevo scelto, che è il dottor Alberto Rossi Todde, lui operava in due regioni, se non di più addirittura aveva base a Milano, quindi non ha nemmeno visto il video, e però aveva poi varie sedi. La più vicina a casa mia era appunto quella in Emilia Romagna, Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi mi ero risolto. Un'altra persona dice: se il naso è troppo grande, tipo Cirano, sono un po' ignorante in merito, non so chi sia, o Pinocchio, oppure il setto è deviato, l'intervento ci sta. Per tutti gli altri casi direi che una piccola gobbetta conferisce fascino, anche perché è sempre in equilibrio con il resto del volto. Tuttavia dobbiamo fare i conti con le paranoie umane, la demonizzazione della gobbetta, della convessità, pure quando è appena pronunciata. Che peccato eliminarla. Si inficia la personalità, ma almeno per favore, per pietà, fate di
che rimanga una linea dritta non concava. Se ve lo fate rientrante, concavo, è antiumano, artificiale, falso, orribile. Il cosiddetto naso a scivorella, ridicolo, disgustoso, schifoso. Grazie per questa tua opinione. Ringrazio sempre tutti quelli che commentano i miei video. Che dire, questo è semplicemente un commento soggettivo, cioè espressamente soggettivo. A lui non piace il naso che va all'insù, il naso alla francese, va bene, ce ne faremo una ragione. Non tutti i chirurghi realizzano questi nasi. Il mio non è un naso all'insù, non è un naso alla francese. Probabilmente nei video appena sottoposta all'intervento, cavolo, ci sta che il naso è un po' più tirato, diciamo. Ma a distanza di 5 anni, vi assicuro, lo vedete anche voi nei video, io non credo che sia un naso alla francese. Cioè, nel video in cui tolgo il gessetto sembravo veramente un maialino, ma è normale, cioè il naso ci mette tanto ad abbassarsi. Vi dico che dopo 2 anni, quando ancora facevo video inerenti appunto alla rinoplastica, pensavo fosse il risultato definitivo, ma non lo era, perché adesso il mio naso è comunque diverso rispetto a come era 3 anni fa. Quindi ci vuole tanto tempo, un po' di pazienza, perché poi appunto il naso si va a sistemare, diventa più conforme al vostro viso, però cioè, cosa gli vuoi dire a questa persona che annuncia che tutti i nasi devono essere fatti così dritti e che belle le gobbette? O se a qualcuno non piace la propria gobbetta, cioè se la toglierà oppure se l'accetta. Cioè, ce la fai sta femmina mentre registro il video? No cara, ma che diverse, qui faceva riferimento alle narici, ti ha proprio toppata. Tu vai a trovare un medico su internet e queste cose non si fanno con i medici a caso, ma per passaparola e con tanto di referenze. Mi spiace dirtelo, ma questo dottore ha sbagliato l'intervento. Anche il dorso del naso è stato sbagliato, questo dottore non aveva esperienza, presumo. Altro che se non è derivato dal chirurgo, ma che cosa stai dicendo? Ti posso anche dire che il tuo naso era più perfetto prima, adesso è tutto storto. Dal dorso alle narici è un naso sbagliato, la punteggiatura non si usa. E addirittura ci ha provato con infiltrazioni, perché lui sa bene che ha toppato. Non mentire a te stessa, perché questa è la verità, mi dispiace per te. Quando ti rifai il naso, dopo tutti questi fatti, punturine, eccetera, non esiste proprio, e non dire bip, non rimane niente né differenza né il problemuccio. Io ho fatto la rinoplastica e non ho nulla, il naso è perfetto. Vabbè, a parte l'interpretazione che ho dovuto fare di questo commento, insomma, ce l'ha col chirurgo. Dice che il chirurgo, insomma, secondo lei ha fatto, penso sia una ragazza, ha fatto un brutto lavoro, e con le infiltrazioni fa riferimento alle punturine che mi aveva fatto poi dopo il primo intervento, prima del ritocco, perché avevo una gobbetta, cioè nella chiusura del naso, delle pareti, era andata a uscire un po' di cartilagine, quindi mi aveva creato questa gobbetta. Dico la verità, le infiltrazioni effettivamente non avevano risolto il problema, lì era proprio... Aria, stai ferma! Se sentite rumori sotto è Aria che si sta giocando qua sul divano. Le infiltrazioni dovevano andare a livellare appunto il dorso del naso, a parte che facevano un male cane, stavo malissimo, ma effettivamente non risolvevano nulla, quindi lì in quel caso se tornasse indietro io direi no, aspetto un anno, facciamo il ritocco, dove appunto è andato a grattare questa piccola gobbetta e il problema è risolto. In base a tutte le persone che mi hanno scritto nei commenti e su Instagram, questa cosa è frequentatissima, ma non soltanto dal mio chirurgo, cioè non è successo soltanto al mio chirurgo, tantissime ragazze si sono operate e anche ragazzi si sono operati da altri chirurghi, è successa esattamente la stessa cosa, così come il chirurgo mi aveva detto: guarda, è frequente, succede, però si risolve, cioè hanno trovato un modo per risolverlo in modo facile, perché appunto è frequente che succeda, tutto qui. Se lei non è successo, ben venga, se non è successo da altre persone, ben venga. Io non so che dirvi, ripeto, non sono del settore, se c'è qualcuno, medico, chirurgo, esprima la sua opinione, magari il mio chirurgo ha fatto una cavolata, ok, l'importante secondo me è che comunque siamo riusciti a risolvere, quindi io adesso mi vedo bene, il naso mi piace. E poi mi ha fatto ridere questo passaparola secondo questa persona, dove appunto si dovrebbe andare a conoscere i chirurghi per passaparola. Mia mamma non conosceva nessuno, mio papà non conosceva chirurghi, nella mia famiglia nessuno si è sottoposto a interventi,
sarebbe stato un po' difficile per me trovare un chirurgo anche della mia zona bravo, anzi magari lo trovavo perché ne avevo trovato uno vicinissimo, ma avevo visto un po' di lavori e non mi erano piaciuti per niente, quindi pensa tu se mi fossi sottoposta all'intervento con questo chirurgo e avessi fatto un disastro, cioè... Forse il passaparola nel 2020-2019 ancora era superato, cioè ormai abbiamo internet, no? Concludo con un consiglio, se volete fare questo intervento fatelo, ma dovete essere non certi di più, super sicuri, fate le dovute ricerche, informatevi e aspettate anche un attimo se potete, perché appunto magari vi dà il tempo di riflettere e pensare effettivamente se lo volete fare o no. Se vi può aiutare uno psicologo, perché no? Però sono sicura che questa è una scelta che dovete fare voi e per come ve la sentite, quindi non fatevi influenzare dagli altri né positivamente né negativamente, ma sicuramente l'informazione è uno strumento accessibile a tutti oggigiorno con internet, anche grazie a YouTube. Con i video che abbiamo, non vedo perché non utilizzare, non sfruttare questa cosa. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un bacione immenso come al solito e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!